Pasta ai quattro formaggi senza nessun formaggio commerciale. Ciao, sono Ilaria e da anni mi occupo di cucina vegana. Oggi ti mostrerò come fare a casa senza nessun tipo di stress e a costo veramente bassissimo un piatto di pasta ai quattro formaggi. Andremo a fare i formaggi che ci serviranno giusto per fare questo piatto di pasta che non ha nulla da invidiare a quella tradizionale. E mi raccomando, lasciami un like se ti piace questa ricetta e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Cominciamo con il primo formaggio, che è a base di tofu. Ci occorre un panetto di tofu al naturale, va benissimo in questo caso anche un tofu setoso. Utilizziamo uno shiro miso, del latte di avena, io utilizzo questo edizione barista perché è piuttosto cremoso, va benissimo anche un latte di soia, chiaramente deve essere senza zucchero, lievito alimentare in scaglie e del sale. Sono tutti gli ingredienti all'interno di un frullatore di piccole dimensioni oppure un frullatore ad immersione. Aggiungo anche un cucchiaino di senape di Dijon, frullo il tutto e ottengo questo formaggio assolutamente liquido. Adesso facciamo un simil grattugiato, un classico del mondo vegan. Utilizziamo degli anacardi al naturale che frulliamo con del lievito alimentare scaglie, un po' di sale e un po' di aglio in polvere. Terzo formaggio a base di manioca. Qui sul canale trovate già una ricetta bellissima, buonissima, per fare un formaggio con questo tubero. Importantissimo togliere la buccia prima di andarla a cuocere, perché la buccia è velenosa. Quindi utilizzo anche la buccia e vado di aglio a cuocere al vapore fino a quando non diventa morbida. Una volta fredda, levo all'interno questi filamenti. Se la manioca è fredda, dobbiamo farla riscaldare perché ci occorre che sia tiepida, se no avremo difficoltà a frullarla. Quindi aggiungo un latte di soia o di avena tiepido, la verso all'interno di un frullatore insieme a olio extravergine di oliva, lievito alimentare scaglie e sale. Frullo il tutto. E siccome voglio un formaggio affumicato, aggiungo qualche goccia di fumo liquido. È opzionale, ma vi consiglio vivamente di fare questo test perché questo formaggio farà la differenza. Quindi questa è la consistenza che ottengo, molto cremosa. Se aggiungete il fumo liquido, vi consiglio di aggiungere una goccia alla volta, perché in base alla marca del fumo liquido che utilizzate può essere più o meno intenso il suo sapore. Il quarto formaggio che ho utilizzato, la ricetta fa parte di Fake Cheese, il mio videocorso dedicato ai formaggi vegani. Qui sotto ti lascio il link se vuoi partecipare alla mia masterclass gratuita, dove ti spiego tanti trucchetti per ottenere dei formaggi buonissimi vegani. E solo per chi guarda tutta la masterclass fino alla fine viene inviato in automatico un PDF con le ricette che ti mostro all'interno della masterclass gratuita. Cuociamo la pasta in acqua salata bollente, ovviamente, e la scoliamo 2 minuti prima del tempo previsto. Mi tengo da parte un mestolo di acqua di cottura della pasta e lo aggiungo all'interno del formaggio di manioca. Verso il formaggio di manioca all'interno di una padella, aggiungo la pasta, il formaggio liquido, il primo che abbiamo fatto, e vado a mischiare per bene nella padella per 2 minuti a fiamma media. Aggiungo il grattugiato e il formaggio fermentato. Chiaramente la sapidità e l'intensità di questi formaggi può variare anche in base al lievito alimentare scaglie che utilizzate, quindi vi consiglio sempre, come vi dico sempre da anni, ormai siamo un po' su questo canale, assaggiate ed aggiustate a vostro gusto, perché le ricette è bello replicarle, ma è bello anche farle adatte per il proprio palato. Bene, non vedo l'ora di leggere che cosa ne pensate. Io sono immensamente grata a tutte le persone che commentano ogni mio video, anche scrivendomi quando riprovano le mie ricette, è per me veramente sempre bellissimo, rispondo sempre io personalmente, quindi sono felicissima di entrare in contatto con voi, anche perché è l'unico modo che ho per farlo. Vi mando un bacio, qui sotto trovate la ricetta scritta al grammo con anche altri trucchetti, altri consigli molto importanti, e trovate anche il formaggio a base di manioca che è già qui sul mio canale e che vi consiglio di farlo, visto che comprate la manioca, fate questo formaggio con la manioca che vi avanza, mi raccomando fate quest'altro formaggio che trovate qui e qui sotto nel link. Vi mando un bacio, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo presto con una nuova ricetta vegana.